Però dobbiamo aprire la presentazione. Aspetta, non funziona questo. Accendo forse sei. Okay. Yes. Buongiorno a tutti. Siamo, grazie per essere venuti. C'è da dire che il ciclismo attrae molto di più gli argomenti più specialistici, ma ne eravamo convinti. Grazie a Vincenzo Rizzi, visto che siamo collegati anche in rete con una schiera di amatori non solo del ciclismo, ma anche della fisica, in particolare della fisica dell'atmosfera. Vincenzo Rizzi lo conoscete tutti come docente, come ricercatore, ma non lo conoscevate, come non tutti noi lo conoscevamo, come aspirante ciclista professionista, che però diciamo di fatto poi ha seguito un'altra strada. Però oggi Vincenzo, che si occupa anche, diciamo, tra le altre cose, per esempio di raggi cosmici, ma anche di tecnologie LIDAR, ci spiegherà con una fisica non semplice, per un ciclista curioso, quelli che sono i trucchi del mestiere, perché tutti noi aspireremo a arrivare alle capannelle 200 volte negli ultimi 2 mesi. Prego, ma no, non è più il mestiere. È lì l'ambizione. Grazie pure di essere venuti. Ci stanno tanti visi di amici, anche non vedevo da tanto tempo, e la cosa mi fa molto piacere. Allora, questo fa parte dei seminari del giovedì di CETERS, l'argomento è un po' al di fuori delle tematiche che di solito si affrontano il giovedì a quest'ora qui dentro. E... questa è la bici elettrica. Sì. Allora, qualcuno adesso alimenterà il computer, per cui sparirà questa cosa.
sono tre spettatori. No, eccoci. Scusiamo. Ok, vai. Allora, ci scusiamo per l'interruzione, per motivi tecnici, riprendiamo la presentazione, diciamo, dall'inizio. Grazie a Frank per l'introduzione. E quindi il titolo è Fisica non semplice, o sempre direi, in realtà è semplice quella che vi farò vedere adesso, per il ciclista curioso. Sono diversi argomenti che affronterò e, per rimanere nel flusso di questa serie di seminari di Cadence, io parto da una cosa simpatica che ho trovato, e cioè l'idea e l'utilizzo di una weather bike, una bicicletta meteorologica. Non è una cosa, è una cosa abbastanza seria e seriosa. E poi più avanti faccio vedere alcuni esempi che utilizzano concetti di fisica di base per spiegare alcuni aspetti meccanici e di funzionamento della bicicletta. Poi, che ne so, faccio vedere altri dettagli, ma senza anticiparvi molto. Allora, a proposito del weather bike, quindi sarebbe questa congiunzione alle argomentazioni che di solito affrontiamo in questi seminari, questo è un articolo apparso nel 2013, o forse più avanti, su Bulletin of American Meteorological Society, e di fatto questa è una bicicletta, c'è cioè una stazione meteorologica a tutti gli effetti, e il professor Cassano, che dell'Università di Boulder, ha proposto questo tipo di setup per fare delle osservazioni con dei progetti di carattere didattico nella mensa attorno Boulder. Questa è Boulder, diciamo, queste linee che vedete qua adesso non andrò molto nei dettagli, sono i vari percorsi possibili fatti con questo strumento e con questa bicicletta, con lo scopo di fare osservazioni di questo tipo. Vedete, questa è la temperatura e la pressione misurata da quella stazione meteorologica sulla bicicletta, quindi sta fisicamente uno che è andato con la bici lungo quei sentieri, in particolare in quest'anno qua, in questo periodo qua, gennaio del 2013, quei posti là sono piuttosto freddi in quel periodo. In realtà, vedete, hanno trovato temperature che erano nell'ordine degli 8 gradi, poi sempre durante il tragitto fatto dalle 7 alle 8 circa ci stavano variazioni anche dell'ordine di 10 gradi. Quindi, sì, adesso su questo particolare aspetto non entrerò nei dettagli, ce n'è uno tra un attimo che faccio vedere che è ancora più serio e scientificamente più significante. Comunque, per il periodo in quel posto fa abbastanza caldo, una passeggiatina di un'ora in bicicletta, mountain bike, credo. C'è un altro di lavoro che ho trovato, questo è sul Journal of Applied Meteorology and Climatology, che a tutti gli effetti non c'è scritto chi andava in bicicletta e altri dettagli che sarebbe interessante conoscere, però era una pubblicazione a tutti gli effetti sull'isola di calore attorno a questa cittadina Utrecht, studiata appunto con una stazione meteorologica montata sulla bicicletta. Questo posto lo conosco abbastanza perché a KNMI ci sono andato diverse volte, è un istituto molto noto, penso anche che voi altri, qualcuno di voi ci è andato. E io so che le biciclette tipicamente qua sono mezzi più veloci delle macchine, però di solito fanno dei sentieri che passano in campagna, in mezzo ai boschi, tagliano sostanzialmente a corcio. In realtà il percorso che è stato fatto con questa bicicletta per fare questi studi sull'effetto, sulle temperature della urbanizzazione, fa un percorso che passa proprio nella città di Utrecht. Non sono i sentieri che di solito fanno gli olandesi per andare al lavoro. Sono 14 chilometri. Ma la cosa più interessante di questa studio è questa. Qua è riportato l'andamento della temperatura nei periodi di notte, diciamo, lungo il tragitto, questi sono chilometri, da 0 a 14. E queste sono le anomalie di temperatura rispetto al profilo medio.
di notte e di giorno. Ma la cosa interessante è che sono state fatte medie su circa 106 profili di notte e 77 di giorno. Chi ha fatto circa 180 volte quel tragitto? Non c'è scritto nell'articolo. No, alla fine è stata una misura estesa nel tempo, l'hanno fatta nell'arco di circa 20 mesi, quindi probabilmente era qualcuno che all'inizio della giornata o alla fine della giornata si faceva questa passeggiata in bicicletta. E il lavoro ha la sua validità scientifica perché quei dati vengono confrontati, questo è il risultato di un modello, vedete le temperature sono indicate da questa scala, da circa 0 a 2 gradi, un periodo. Sono sempre anomalie rispetto al profilo medio, e se poi uno va nei dettagli di quel lavoro, trova che questo modello risponde bene alle misurazioni fatte con la bicicletta. Quindi, adesso ho la coscienza a posto perché ho inserito questo seminario nell'ambito delle argomentazioni che di solito si discutono, delle tematiche che si riportano in questo ciclo di seminari. Allora, parliamo dell'andare in bicicletta. Io adesso estraggo un paio di citazioni che direi hanno una validità, penso al nostro collega professor Ciubi che usa molto la bicicletta per muoversi in città, queste non valgono per te. Perché qua dico che andare in bicicletta infonde un atteggiamento pratico, soprattutto se uno si fa la propria manutenzione, soprattutto se uno può andare tranquillamente e si può girare un po' attorno. In città non credo sia possibile, uno deve stare attento a tutte le macchine e gli altri ostacoli che incontra nel percorso. Questo l'ho estratto da questo libro, che si chiama Einstein, l'arte di andare in bicicletta e vivere felici. Non vi dico che me l'ha regalato, però quando ve lo dirò, se me lo chiedete, avrete una sorpresa. È un bel libro in cui Einstein c'entra poco. È un solito saggio che descrive il piacere di andare in bicicletta e si nominano delle parole che in certi ambiti ogni tanto ricordo, tipo mindfulness, nel senso che la bicicletta, se uno... Adesso vi dico una cosa... Il mio punto di vista, se uno va in bicicletta in maniera rilassata e in maniera cosciente, perché c'è tempo di guardarsi attorno, raggiunge una specie di equilibrio interno. Questo si dice quando uno comincia ad andare piano in bicicletta, se lo fa come sport. E io sono in questa fase, ho questo atteggiamento di mindfulness, comunque in alcuni ambiti è molto fruttuoso, direi. Se uno sta tranquillo, calmo, raggiunge un certo equilibrio. Ok, andiamo ancora avanti. E adesso vi parlo di raggi cosmici. L'ho messo qua per agganciarmi alle cose successive, però faccio un po' di pubblicità. Alcuni di noi, dice EREMS, partecipano in questa collaborazione che è un osservatorio, Pieroce, che sta in Argentina, dedicato all'osservazione di raggi cosmici di altissima energia. Uno dei risultati, ultimamente, è stato pubblicato su Science, settembre dell'anno scorso, e il risultato fondamentale è questo, che le particelle che si riescono a osservare nella pampa argentina, visto il setup di questo esteso esperimento, sono di energia circa 1 milione di volte maggiore di quelle, per esempio, producibili all'LHC, l'acceleratore del CERN di Ginevra. Ma l'evidenza dell'osservatorio è che queste particelle sono effettivamente originate al di fuori della nostra galassia. Quindi, nel senso di un nuovo atteggiamento che c'è nella ricerca scientifica, soprattutto astroparticellare, sono una specie di messaggeri dalle estreme regioni dell'universo. Quindi il risultato è importante per questo. Mi fermo qua, soprattutto notando che questo è pubblicato su Science, perché su Science è pubblicato pure questo lavoro qua, su cui vi parlo un attimino di più. E quindi la bicicletta studiata e affrontata in certi ambiti ha una dignità scientifica ben conclamata, eh? E questo è un particolare interessante perché
si studia come una bicicletta, tra l'altro senza ciclista, si mantiene in equilibrio e soprattutto si mantiene in equilibrio al di fuori di quella che è la nostra intuizione comune. Di solito uno sa che c'è una specie di effetto giroscopico o quest'altro effetto che è un po' più subdolo, che si chiama caster effect, una specie di effetto carrello o effetto sedia da ufficio, ve lo spiego tra un attimo. Bene, questo lavoro qua, che è a valle di altri lavori un po' più tecnici, che hanno dentro un tratto di fisica, matematica, con un taglio molto linguistico, dimostra che comunque, se non c'è l'effetto giroscopico, la bicicletta, tra l'altro senza ciclista, si mantiene in equilibrio lo stesso. E questo apre tutta una serie di possibilità per la progettazione delle biciclette stesse, dei telai, dell'automazione che si fa di sistemi che viaggiano su due ruote, diciamo. Anche su Nature ci stanno dei lavori, questo è un lavoro di review che si chiama proprio la fisica delle due ruote. Si basa su queste cose che vi ho accennato un attimo fa, cioè che c'è molto da studiare, diciamo così, dell'equilibrio, del fatto perché le biciclette si mantengono in equilibrio. A proposito di quelli che noi sappiamo sono gli effetti così facilmente intuibili, questa è una spiegazione estratta da quell'articolo su Nature di come l'effetto giroscopico tende a far rimanere dritta una bicicletta che si muove. Poi vi darò qualche numero, non l'ho detto, ma la bicicletta non è che si mantiene ferma in equilibrio, ma deve avere una certa velocità. L'effetto giroscopico è questo, l'avete visto e probabilmente studiato anche nei corsi di base di meccanica. Se voi avete un oggetto in rotazione e ne perturbate la posizione, l'effetto di questa perturbazione si manifesta con un movimento che è perpendicolare alla perturbazione stessa. Guardate un po' qua, è spiegato. Se c'è una forza che è perpendicolare al piano della ruota, la ruota tende a girare. Ok, è un effetto che probabilmente potevo mostrarvelo qua portandomi la solita ruota e facendo vedere. L'effetto caster è quest'altro, dipende un po' come la posizione, diciamo, la dislocazione dei pesi della bicicletta rispetto alla verticale tra assi della ruota e punto di contatto a terra. Questa è una configurazione in cui la ruota è stabile e sempre dover tener conto degli equilibri delle forze. Se voi avete un trail negativo, cioè da questa parte, immaginate che sia che il ciclista ha la ruota davanti sotto, diciamo, alla posizione del baricentro a terra, quella è una situazione un po' più instabile. Allora, uno dice, questo effetto e quello giroscopico sono quelli che tengono la bicicletta in equilibrio. Non è vero, perché è stato dimostrato, costruendo dei complicati sistemi dinamici, qualcosa vi faccio vedere tra un attimo, almeno cito le referenze giuste, oppure è stato fatto sperimentalmente. Il modello di bicicletta diventa una cosa un po' strana, soprattutto per quello che riguarda le ruote. Guardate, le ruote saranno fatte così per un motivo preciso, per annullare l'effetto giroscopico, e poi c'è una dislocazione di pesi che fa sì che questo diventi negativo. Quindi si annullano l'effetto giroscopico e l'effetto caster, e uno scopre che l'oggetto rimane in equilibrio. Conti grossolani dicono che se voi avete una bici a due ruote, con ruote di dimensioni, tra virgolette, normali, a una velocità di circa 10 km orari, se poi la lanciate rimane più o meno in equilibrio. Ci si può provare, se uno non vuole rovinare la bici, non si prova. Alla fine cadrà, oppure gli corre presto. Allora, questi sono altri dettagli. Guardate un po' come si fa un bel modello di bicicletta, almeno sul piano dove stanno le ruote quando la bicicletta va dritta. Si devono considerare tutti gli angoli, i punti di rotazione, il punto di contatto pure della ruota posteriore. E comunque, sempre estraendoli da quei lavori di rassegna che vi ho citato prima, e si comincia già a citare nella caption di questa figura che l'effetto giroscopico
non è detto che è quello responsabile dell'equilibrio della bicicletta. Questo è giusto per dire, un lavoro che mi ha suggerito il professor Ciubi, l'ho sfogliato, dopo che ho sfogliato la terza pagina, ci sono delle matrici complicatissime, un sistema dinamico lineare da linearizzare che lui ha apprezzato perché è un bravo teorico, io ho apprezzato di meno, infatti faccio un altro risultato. Eh sì, però guardate, questi sono tutti oggetti dove si può verificare una rotazione del sistema bicicletta, questo, questo si capisce, questo e così via. Diciamo che ognuno di questi cilindretti rappresenta in qualche maniera un punto importante per scrivere le equazioni meccaniche che gestiscono tutto il sistema. Una cosa abbastanza complicata, però io vi faccio vedere la parte sperimentale, perché se fatta la teoria hanno fatto pure gli esperimenti. Questo è sempre, l'ho estratto da questo articolo su Science. In particolare, vedete, poi naturalmente ci sarebbe sempre lo studente che corre dietro e mangia. Immagino questo l'abbiamo fatto in una palestra. Questo è quello schema di modello di bicicletta. E la cosa che vi cito velocemente è questa: la ruota non è una singola ruota, ma sono due ruote messe così. In particolare questa qua è più massiva, cioè più massa di quella in basso. Questo perché se questa ruota gira in senso, guardandola così, orario, questa gira in senso antiorario, hanno due momenti angolari opposti e si annullano. Quindi in questa maniera uno annulla l'effetto giroscopico della ruota. Se torniamo indietro, vedete, questi sono i vari pesi che uno può distribuire su questa specie di modello di bicicletta, può annullare anche l'effetto caster. E quello che hanno dimostrato è che questo sistema qua, annullando l'effetto giroscopico e l'effetto caster con un trial, un punto di contatto qui che sta indietro rispetto alla proiezione, diciamo, del telaio, si mantiene in equilibrio. Ci sono le misure a tutti gli effetti che sono queste. E come vedete, adesso ve la spiego velocemente, le curve continue, quelle più carine, sono la teoria. I puntini un po' più distribuiti sono l'esperimento. Che non ho parlato. Comunque, il significato di questo grafico qua è che loro hanno studiato, credo usando accelerometri e usando anche fotografie o filmati a altissima risoluzione, hanno monitorato la posizione della bicicletta e questi due parametri, sono effettivamente il lean, se guardate la ruota è questo movimento qua, yo è questo, quindi accoppiati uno può fare così e così. Studiandoli separatamente, uno in qualche maniera monitora la posizione della ruota. L'ho fatto. Eccolo qua. E quello che succede, se uno perturba dalla posizione verticale la ruota o il sistema, questi sono angoli, per cui hanno una velocità angolare, tendono a zero, cioè la bicicletta tende a ritornare alla posizione verticale, secondo la teoria che vi dicevo, sistemi di equazioni risolvibili, e alla fine questa è una specie di oscillazione, poi la spostate la bici muovendosi dopo un po' ritorna dentro a conferma del fatto, e questa era la bici senza effetto giroscopico e senza quell'effetto caster. Quindi andando avanti, la fanno camminare, poi la spostano leggermente, perciò ci sta il tipo che gli corre. Non credo si riesca a fare una cosa automatica, però credo che abbiano fatto così, e hanno filmato da diverse posizioni il moto della bicicletta. E comunque quel risultato è abbastanza interessante, perché dimostra quello che vi accennavo all'inizio. Non è quell'effetto che uno fa vedere pure a lezione, cioè che la ruota è la conservazione del momento angolare, oppure il fatto che perturbando il momento angolare, questo mi viene in mente una famosa storia di Feynman, che è un fisico famoso, per fare un dispetto a un tecnico,
Una volta gli diede da portare lungo un corridoio molto stretto una cassa dove ci stava una ruota che girava molto velocemente. Gli dice: mi raccomando, tieni in orizzontale. Allora, quando questo tipo andava in giro questo corridoio doveva fare le rotazioni così alla cassa, per effetto giroscopico si girava, e questo dice che passò un pomeriggio terribile. Questa è la conservazione, perché un oggetto che ruota non si comporta come va aspettato, se vi inclinate in una direzione si muove in un'altra. Allora, questi effetti non sono responsabili dell'equilibrio della bicicletta, e diciamo che questo apre tutta una serie di scenari per come si possono progettare nuove biciclette, e questi autori qua soprattutto sottolineavano l'importante per la parte di automazione, cioè la robotizzazione di mezzi di questo tipo. C'è molto ancora quindi da scoprire, tutti sanno andare in bicicletta, immagino, ma non ci si deve andare in bicicletta. E come mi ha suggerito il mio amico Roberto, perché non partiamo da, la prossima volta lo farò, dall'uniciclo, è giusto chiamarlo uniciclo, non monociclo. Monociclo è un'altra cosa, glielo diciamo la prossima volta. Che forse è un sistema più semplice, pure questo senza rider, e adesso andiamo a ciclisti, perché se no, che siamo venuti a fare molti di voi qua. E quindi tra un po' io vi discuto l'equazione del ciclista, che forse svela qualche trucco, ma non troppo. Allora, per richiamare una cosa ancora legata alle tematiche di atmospheric science, diciamo, questo è un libro che molti di noi conosciamo, no? E difatti è un corso di come si fa la modellizzazione in ambito ambientale, e il titolo è divertente, consideriamo una mucca sferica. Questo viene dal fatto che sembra che una volta un contadino che voleva aumentare la produzione di latte delle sue mucche chiese a un fisico teorico, naturalmente, mi puoi aiutare? E lui comincia a dire, vabbè, faremo un modello, e cominciamo a considerare una mucca sferica, perché la sfera è una geometria che si conosce abbastanza bene. E allora io ho considerato il modello del fisico ciclista, immagino che sia una specie di scatolone, questa è la visione di lato e questa è la front view, visto sarà più o meno questo il modello. In realtà i conti che vi faccio vedere tra un attimo, le valutazioni sono molto semplici. E parte questo fatto qua, che la potenza necessaria per muoversi in bicicletta, che la mette il ciclista, va dissipata o serve per gli effetti dell'attrito, rotolamento delle ruote, gli effetti dell'aerodinamica, perciò è importante la sezione frontale del ciclista, e poi se è in salita o in discesa c'è il termine dovuto alla gravità. Se è in discesa questo è negativo, contribuisce alla potenza erogata dal ciclista, se è in salita, ahimè, quasi tutta la potenza del ciclista se ne va per vincere la gravità. Quindi io adesso farò qualche giochino con questi numeri, facendo delle stime molto grossolane, però anche questa parte qua, badate bene, ha la sua dignità scientifica, perché questo è un lavoro abbastanza vecchio, però c'è l'equazione del ciclista a tutti gli effetti. Non vi fate spavare, questo l'ha scritto un ingegnere, scusate, non mi spusco di ingegnere. Scusa, prego, ma ha scritto l'ingegnere, si vede, perché troppi simboli, troppi parametri, questo tan meno 1 g alla meno 1 è un angolo, potrebbe essere alfa, è la pendenza della salita, però si ricorda l'agenda alla meno 1 della pendenza espressa in questo sì. L'equazione c'è, io la semplifico e vi farò vedere delle valutazioni molto grossolane. Quindi, già così, trascurerò l'attrito, però i parametri che uso io sono la massa del ciclista, l'area frontale del ciclista, più la bicicletta naturalmente, e poi farò i conti con l'attrito con l'aria, l'aerodinamica e l'effetto della salita o della discesa. Quindi l'attrito per rotolamento, diciamo, se uno gonfia bene le ruote, è trascurabile. Qua ci sta qualcosa che è un po' questionabile, la resistenza dell'aria non è trascurabile sicuramente, è proporzionale all'area frontale del ciclista, forse alla velocità al quadrato,
alla faccia del fatto che tutti i ciclisti si mettono le tutine attillate per far scorrere meglio l'aria attorno alle proprie forme, oppure non se le mettono le cose attillate perché sennò si vedono i rotolini. Quelli sono conosciuti da noi ciclisti urbani supergiornicamente come tutinari. I tutinari, Sergio, noi stiamo su due, un po' su le strade parallele, non mi metto le tutine. Su questa rabbia, questa velocità al quadrato, qualcuno dice che è la velocità elevato a 1 o 1,5, non proprio al quadrato, però io per semplificarmi le cose dico che è la velocità al quadrato, perché il fluido, l'aria attorno al ciclista non scivola per bene, ma c'è un regime cosiddetto turbolento, quindi vale. La gravità ha effetto che dipende dalla pendenza, dalla salita e dalla massa. Ok, io adesso, trascurando l'attrito, vi faccio vedere che queste due contributi alla potenza sono legabili direttamente alla massa del ciclista e soprattutto poi devo in qualche maniera parametrizzare la potenza che ero dal ciclista e vi faccio, cercherò di convincervi che dipende pure questa dalla massa del ciclista. Questo è un grafico molto vecchio che io ho ritrovato e mi ci sono messo pure io, e la potenza erogabile per un certo intervallo di tempo, diciamo di una persona in salute, che è questa curva qua, oppure di un atleta. Adesso vi faccio vedere, per esempio, un uomo in salute mediamente può erogare per circa un minuto una potenza di 400 watt. Io, per salire le capannelle, e ci piego circa un'ora, ho bisogno di 200 watt di potenza istantanea erogata. Quindi sarei in questo punto qua, vedete, un'ora, 200 watt. Quindi sto io, però è stato Merckx lo conoscono tutti. Questo è il record dell'ora di Merckx, un'ora, lui ha fatto circa, non mi ricordo, meno di 50 km, nel record un po' vecchio, ha erogato in maniera, in pianura naturalmente, 450 watt per un'ora. Diciamo che gli atleti di adesso stanno in questa zona qua, questa è la curva degli atleti, io poi ce l'ho scritto, solo allenamento e questo giunto qualcosa la quantifico pure di questo. L'interessante è questa: Robbie McEwen era un australiano sprinter, sono stati registrati valori di circa 1200 watt, sono quasi 2 cavalli uno sprint negli ultimi per 10 secondi, cioè è una cosa veramente impressionante, è come se ci aveva attaccato 2 cavalli al galoppo. Va bene, questo insomma un po' il riferimento dei numeri, e adesso io faccio la prima domanda, è questa: ciclisti piccoli e magri eccellono in salita, mentre quelli più massicci sono forti in pianura. Banalità, lo sanno tutti questo, che gli scalatori che vanno in bicicletta sono quelli magri, mentre quelli un po' più massicci vanno forti in pianura. Però vediamo, queste differenze sono così piccole che fanno impressione. Per fare queste valutazioni, io ho considerato questo. Mi serviva valutare l'area frontale e la voglio esprimere in termini della massa del ciclista. Allora, siccome la massa è proporzionale, questi sono conti molto grossolani, non ci stanno costanti di proporzionalità, all'altezza al cubo. Scarica il cavallo. L'area frontale, quindi, l'area frontale, quindi, è proporzionale all'altezza al quadrato. Quindi alla massa elevata a 2/3. O mi potete bloccare se vi sfugge qualche numero o considerazione, bloccatemi subito. E in più, questa è un'assunzione che faccio io, però vi faccio vedere tra un attimo che la faccio con cognizione di causa. Ho letto un po' di letteratura. La potenza erogabile da un ciclista non è proporzionale alla massa. Pensate al muscolo. Più grande il muscolo, immagine più è la potenza, la forza erogabile per unità di tempo. In realtà non è così, ci stanno 3/4, purtroppo, perché io sono tra quelli massicci. La storia sarebbe completamente diversa se la potenza fosse proporzionale direttamente alla massa. Vincerebbero sempre quelli più massicci.
poi vediamo che magri tutta una considerazione soprattutto nei ciclisti. Allora io ho fatto riferimento a una serie di articoli di biologia, perdonami se faccio delle citazioni un po' a cavolo qua, mi perdonano i miei amici, diciamo, dell'area biologica, e una cosa è questa, per esempio, guardate, per spiegare questo fattore qua, la durata della vita, uno lo sa, è proporzionale alla massa. In realtà non è proporzionale alla massa, è proporzionale alla massa elevata a un quarto. Ci stanno delle misure scientifiche che lo mostrano. Questa è una curva log-log, quindi la potenza della massa degli animali e la longevità, e la pendenza è circa un quarto. Quindi questo un quarto, vedrete, tra un attimo che ritorna in tante altre cose. Se guardate un articolo di rassegna che è questo, molto interessante, si legge abbastanza facilmente. Poi questi sono i tipici argomenti, quando vede una legge di regolarità in qualsiasi fenomeno naturale, uno ci si chiama, che bello, l'ho capito, questo è così, però funziona. Per esempio in questo si fa vedere che la frequenza cardiaca dei viventi è inversamente proporzionale alla massa. Per dire, banalmente, le pulsazioni per minuto di un elefante saranno qualche decina, di un colibrì in volo sono oltre 200. La durata della vita l'abbiamo appena vista. Poi ce ne stanno altre, questa un po' più medico-biologica, le dimensioni dell'arteria principale va come 3/8 della massa, le dimensioni dei tronchi degli alberi come 3/8. Allora, tutto questo per giustificare questa legge qui, che ho trovato da qualche parte. In realtà questa ho ricavata perché la velocità, scusate biologie colleghi, metabolica è proporzionale a 3/4 della massa. Un po' la velocità dei processi metabolici dipende pure dalla massa. Io ho pensato, forse sbagliando, che la potenza si può legare direttamente alle capacità di produrre energia dei muscoli e quindi in qualche maniera legare. Comunque, fidatevi di questo scenario. Fatto questo, va bene? Allora ho immaginato tre scenari per i ciclisti, uno massiccio e uno leggero, in salita dove domina la gravità, che deve essere vinta dalla potenza erogata dal ciclista, poi si sale a velocità costante. Quello che succede è che la velocità del ciclista massiccio è più bassa di quello leggero, secondo questa proporzionalità che è meno un quarto, va bene? Cioè in salita va più veloce il ciclista più leggero. Sempre tenendo conto che la potenza comunque è proporzionale alla massa elevata a 3/4 del ciclista. In discesa chi va più veloce? Quello massiccio, però non è un fattore molto importante, è un sesto. In discesa domina l'aerodinamica e quindi qualcosa che è proporzionale alla massa. Più è massiccio il ciclista, maggiore è l'area frontale, quindi bilanciando gli effetti esce un sesto. In pianura, in cui avevo detto prima, è più forte il ciclista massiccio, è ancora più basso l'effetto, è un 1/24 la potenza, perché ancora domina l'aerodinamica. Tenuto a mente questi conti grossolani, uguale qua, diciamo, non è uguale, diciamo, grossolanamente proporzionale, io ho immaginato ulteriori situazioni, tipo, no vabbè, questa è una quantificazione, ecco quello che voglio dire, una quantificazione del ciclista massiccio, il ciclista leggero, qua dentro siamo tutti massicci. Però si vede di più. Però si vede di più. Allora, questi sono numeri che ho estratto guardando i dati biometrici dei ciclisti professionisti. Questo leggero qua non è tanto leggero, non è uno scalatore di quelli che conosciamo noi magri, sarà così, peserà 55 kg. Un ciclista massiccio, 73 kg, cioè, massiccio, io gli do 20 kg. Però pensate a uno di questi che va forte a cronometro, alto 1,90 m, ho visto uno alto 1,90 m, che è il ciclista che ha vinto tanto Tour de France, poi con l'aiuto di qualcosa forse. È alto 1,90 m e pesa 72 kg.
un filo sostanzialmente. Comunque, mettendo poi i numeri nell'equazione che ho fatto vedere prima, il vantaggio di un ciclista, diciamo, leggero in salita è del 4% rispetto a uno massiccio. Con questi in discesa, quello massiccio va più veloce del 2,8%, mentre in pianura la differenza è dell'ordine meno dell'1%. Però queste sono percentuali importanti per i ciclisti, non per noi che lo facciamo così per utilizzo, per utilità o per che ci piace andare in bicicletta. Insomma, là le differenze erano dell'ordine del 50%. Però per i ciclisti professionisti fare una salita con un vantaggio dell'1% significa 100 minuti salite in un minuto. Uno dice, quel che vince è bravo, quel che è arrivato un minuto dietro è una pippa. No, la differenza dell'1% cioè è trascurabile. E se uno quantifica proprio per una, diciamo, un'uscita di una corsa che prevede 30 minuti in pianura, 20 minuti in salita e 10 in discesa, vince il ciclista leggero per 20 secondi. Invece in una gara in pianura per un'ora vince il ciclista massiccio con 25 secondi. Poi non è così, che ci stanno soprattutto nelle corse fatte in pack, in gruppo di ciclisti, effetti delle scie e quello può cambiare i numeri che vi ho fatto vedere anche del 30-40%. Quindi è tutta una cosa che va valutata in questi ambiti. E poi c'è questo effetto doping chimico e anche meccanico. Numeri un po' stimati, pare che l'eritropoietina possa aumentare la potenza sviluppata fino al 10%. Questa è la molecola. Così l'ho trovata. 10% rispetto a quei numeri là è tantissimo. Tenete conto, guardate, 4,2807%. Il doping meccanico, cioè, non l'ho valutato in percentuale, però i motorini che si mettono adesso elettrici nelle bici, si possono nascondere nelle biciclette, sempre che qualche professionista l'ha pure fatto, possono arrivare anche a 100 watt sviluppabili in circa un'ora anche di più, adesso dipende dalla tecnologia delle batterie. Per cui io ogni tanto vedo che vado in salita e qualcuno che mi passa il doppio la velocità, poi vedo che cacchio, poi lo penso così, però va così veloce che non faccio in tempo a vedere se c'è il motore. Adesso vi faccio vedere qualche dato. Questi sono dati sensibili per i ciclisti. Questi sono le performance di un ciclista, questo in particolare Peter Sagan, famoso, il campione del mondo. È un ragazzo molto simpatico, slovacco, è fortissimo. Nel corso di un giorno va veramente forte. Questi sono sensibili, difatti si riferiscono a una tappa del Tour de France del 2012. Ho trovato in rete solo questi dati qua. Se voi cercate per tappe o per performance più recenti è difficile. Ho scritto pure a qualcuno, ma non mi hanno mai risposto. E in particolare questo, lungo una tappa di circa 200 km, i dettagli stanno nella slide successiva, questo è il profilo altimetrico, vedete? Salite, discesa, lì, arrivo. 200 km, ci hanno messo 4 ore e qualcosa, cioè se non lo facciamo con la macchina scendiamo stanchi. Questo è il profilo altimetrico, poi c'è la cadenza, il numero di pedalate al minuto, su cui dirò qualcosa tra un attimo. La velocità e la potenza erogata, questa curva Ciano, no, la velocità, la potenza è quella verde. Adesso qua sta a voi andare a vedere i numeretti corrispondenti. Io ho fatto un riassunto nella slide successiva, vinto Sagan, questa è la foto proprio dell'arrivo, c'avevo tutta una squadra, 1, 2, 3, a disposizione che hanno fatto di conservargli le energie fino alla fine, ha vinto facile, però lui è forte, è così forte che è capace di impennare senza mani la bici da corsa. Ho visto una foto, lui impenna, sì. Quindi è una questione di muscoli, quindi 207 km, 4 ore e 37 minuti, però la cosa impressionante sono queste. La media 44 km orari significa che ha sviluppato mediamente 200 watt per 4 ore, stando nel gruppo. Quindi andava a una velocità impressionante. I 3 km finali, lui a ruota di altri ha sviluppato 490 watt,
perché hanno fatto una media di quasi 60 km. Ma ancora meglio, nei 200 metri finali ha toccato i 70 km orari di media, e ha sviluppato 1300 watt, che come vi dicevo prima è un numero vicino a due cavalli, cioè a due cavalli era una macchina, no? Non c'erano due cavalli, però quasi, e lui quello nemmeno negli ultimi 200 metri. Bene, per far contento il nostro direttore, che aveva questo, questo problema, adesso vi parlerò di altri due aspetti. Se vado oltre, bloccatemi, però è quasi finito, diciamo nel giro di 5 minuti. Finisco. Lei sei rovinato, Sergio, sei rovinato. Sì. Si fa più fatica. Perché c'hai le ruote piccole. Compra la 29. Vieni la 29. Perché c'hai le ruote piccole. Allora, io vi faccio vedere, solleticando un po' i ricordi dei fisici, che si può spiegare con un problema di meccanica che probabilmente ha torturato qualcuno di noi o è stato usato da noi per torturare gli utenti. C'è un certo vantaggio a usare delle ruote grandi, perché qua si capisce. Un ostacolo della stessa dimensione a una ruota grande appare piccolo. E questa è la spiegazione pratica. Le ruote che si usano adesso sono queste per le mountain bike, cioè per le biciclette che vanno in terreni non propriamente lisci, quindi ci stanno dei piccoli ostacoli, che sono questi, che sono di 26 il diametro, 26 pollici, 27,5 e 29,5. Quindi perché questa, diciamo, popolazione di ruote, ci stanno diverse ragioni. Adesso, spiegare perché è un problema di meccanica. Questo è quello che forse qualcuno di voi al fisica 1 è capitato, una ruota che deve superare un gradino, valutare la forza minima che serve a valutare il gradino. Ci stanno tanti metodi per risolverlo. Uno banale che però nasconde qualche insidia è quello della conservazione dell'energia, ma non funziona, perché questo è di fatto un urto non propriamente elastico, quindi non funziona. Bisogna usare questo metodo che ha a che fare con i momenti delle forze rispetto allo spigolo del gradino, per valutare la forza media. Adesso non entro nei dettagli, la soluzione è questa. Qualcuno mi ha detto: copri la soluzione e fallo risolvere a chi ti ascolta. Però non era divertente così mostrarvi qualche numero. Io, usando questa soluzione, mettendoci valori ragionevoli del raggio della ruota R e dell'ostacolo H, ho calcolato dei numeretti. Allora, questo è il diametro della ruota, 26 pollici, 27,5, 29 pollici, che tra l'altro non è il cerchio, è la ruota, dipende quindi pure dal copertone, diciamo, che utilizzate. Guardate un po' qua, mettiamoci in questo caso qua, questa è la forza relativa per chilogrammo, cioè quindi bici più ciclista, per salire un centimetro può essere tipicamente, è proprio il grain di una strada sterrata, quindi con una bicicletta voi superate tanti ostacoli da un centimetro. Quindi per salire un centimetro, se usate la 26, vi serve 100 relativi unit di forza. Con le altre due ne risparmiate fino al 5%, che non è poco, ricordatevi, per andare solo in pianura, perché voi avete più facilità a saltare questi ostacoli. Però la storia non finisce qua, dice: adesso esco, vado a comprare una mountain bike con la 29, vado più veloce. No, perché più è grande la ruota, più peso c'è, e il peso influisce sul fatto che andate in salita, e anche su quell'equazione in realtà, e aumenta l'attrito, perché potete cambiare la gomma quando vi pare, una mountain bike non si fa. Un gambaccio deve avere una certa footprint a terra, altrimenti non vi regge, non è stabile sullo sterrato, e quindi aumenta l'attrito. Allora, perché diverse gomme? La 26 ha miglior performance per quanto riguarda massa e attrito, risente un po' troppo delle irregolarità del terreno. La 29 forse pesa troppo, allora uno sceglie la 27,5, quello pare che sia l'ultima. Le ruote di ultima generazione si sono 27,5. Questo significa che se avete una bicicletta e c'è l'endotto, buttate tutto e vi dovete ricomprare.
Quindi la mia mountain bike è una bella 26 e quella mi tengo. Infine, l'ultima cosa, questo per legare, è divertente perché lega un po' la potenza che può erogare un ciclista al funzionamento di altri motori. Nel senso, adesso lo dico a quelli che ci vanno un po' più in bicicletta, conviene pedalare alta rate di pedalata, tanti giri al minuto, oppure lentamente facendo un maggior sforzo? Dal punto di vista meccanico significa quando fate tanti giri una forza o un momento più basso rispetto al caso che fate una pedalata più lenta. Qual è più efficiente dal punto di vista della potenza? Bisogna fare riferimento a che cos'è la pedalata per quello che riguarda il funzionamento proprio motore. E allora io ho ricavato questi due video e fanno vedere che la pedalata è come un motore termico che trasforma un moto, diciamo, lineare in un moto rotatorio. Stessa cosa, la bicicletta trasforma andare su e giù delle gambe a un moto rotatorio delle ruote, dei pedali e della ruota. Allora, quelli più informati, diciamo, per questioni anche professionali, sul funzionamento di questi oggetti qua, sanno benissimo che, ve lo faccio vedere tra un attimo, il motore diesel non eroga sempre la stessa potenza ai vari giri, ma a un certo punto la potenza erogata comincia a decadere. Cioè c'è un numero massimo, c'è un numero particolare di giri a cui la potenza erogata è massima. La stessa cosa per il momento. Perché? Perché quando questo oggetto comincia a aumentare la sua frequenza diciamo del pistone nell'andare avanti nell'oscillare, il pistone quando arriva a fine corsa di qua o di là deve essere rallentato e riaccelerato, rallentato e riaccelerato. A un certo numero di giri la potenza erogata dal motore se ne va, comincia a essere sensibile quella necessaria a rallentare e accelerare i pistoni. Se voi aprite un motore, sarà vedere che di solito i pistoni sono cavi, vuoti e molto leggeri per cercare di diminuire questo effetto. Stessa cosa per le gambe, cioè muovere troppo velocemente le gambe significa che voi dovete rallentare alla fine corsa della pedale e riaccelerare. Quindi uno fa, vabbè, devo fare le gambe magre. Però se fate le gambe magre non c'è di muscoli e quindi non potete. Quindi le due cose si bilanciano. Questa è proprio la specifica di un motore diesel, vedete? Quindi questo di ultima generazione, un motore nemmeno tanto potente, questi sono 110 kW, abbastanza potente, c'ha più di 100 cavalli, credo. A 5.500 giri, nella mia macchina credo che sia meno di 5.000 giri, però le specifiche che trovate si riferiscono più al momento, newton metro di solito stanno tra 3.000 e 4.000 giri. Per i ciclisti ci stanno le stesse cose, questi sono uno studio, tutti gli effetti, però è un ciclista allo sprint, tante misure, qua immagino quando hanno fatica hanno fatto questi ciclisti, tanti ciclisti per ottenere questi punti qua, e si scopre che quando dovete erogare tanta energia in breve tempo conviene pedalare a circa 120 pedalate al minuto, questi sono RPM che sono pedalate al minuto. Se andate a velocità, a rate maggiori, diminuisce la potenza erogata. Dipende pure dal ciclista, da tanti fattori. Però qua avete questo valore qua. Ce n'è un altro di studio che mi consola, quindi che riguarda sempre i ciclisti, però su una performance un po' più lunga, a parità di energia, di potenza emessa, 350 watt, 275, 125. E queste curve si riferiscono a diversi ciclisti, va bene? E si scopre che la pedalata più economica, perché adesso sull'asse Y c'è il consumo metabolico, cioè quella che vi fa consumare meno a parità di energia, di potenza erogata, sta a cadenze
che sono dell'ordine di 80. Quindi se dovete fare una passeggiata lunga erogando 200 watt, qua non è molto chiaro, però l'efficienza qua si ha pure qui a valori bassi. Io tipicamente quando salgo il campanello, se va bene, faccio 60 pedalate al minuto, ergo qua, quindi probabilmente starò qui in mezzo. Non so il mio consumo metabolico, sicuramente mangio troppo dopo essere andato al campanello, recuperato e basta. Se ci avete questioni. Grazie a Vincenzo. Ha voluto la bicicletta. Ha cominciato a pedalare. Ci sono diversi ciclisti in aula. Ce la compriamo questa 29 o... 27.5. Dico. Allora, intanto io sono 29. Ah! Allora, prima la domanda su che collega un po' la parte circa finale alla parte iniziale. Cioè, quando facciamo gli esperimenti con quell'attrezzo che non sembra lì, tu dicevi, se la lanci, quella va e dove un po' cade. Cade sia perché l'attrito gli rallenta la velocità, ma secondo me soprattutto per il fatto che l'attrito, o meglio, la superficie che non è liscia va a perturbare il moto e quindi in pratica da una schicchera alla bici da fare vedere, cioè il mondo si sposta, che è quello che il ciclista invece fa quando sta sopra la bici e corregge la bici. Certo. Quindi quelli degli esperimenti lì consideravano un attrito o qualcosa, oppure era una superficie diciamo presupposta liscia e una palestra di fatto liscia? Quei sistemi là hanno come limite per la stabilità la velocità come parametro primario, quindi quelle biciclette dovevano essere lanciate almeno oltre 10 km orari. Poi l'effetto dell'attrito naturalmente rallentava, il sistema andava in un regime di instabilità che non potevi recuperare spostando o dislocando diversamente i pezzi, però sono riderless, senza ciclista. Il ciclista poi ha le sue... Uno su superfici lisce. Su superfici lisce, sì, quella era una palestra, quindi con il limonio. A me non degli esperimenti, ma delle poche. Poi l'uniciclo è tutto diverso, perché l'uniciclo da solo non si mantiene, è come una ruota che lanci. E là l'effetto giroscopico conta, se tu mandi una cosa sola senza effetto giroscopico non riesci a tenersi. Il ciclista c'ha ragione, ha le sue effetti e correzioni, infatti se vedi delle specialità che si fanno in pista, i ciclisti sono capaci a rimanere fermi per tanto tempo oppure andare a basse velocità per tantissimo tempo, perché loro compensano, infatti tu devi imparare ad andare in bicicletta, poi ci direi, poi te ne dimentichi, però come dice Roberto, andare sull'uniciclo e imparare un'altra cosa, cioè andare in bicicletta è diverso da andare nell'unicicletta. E quindi il ciclista sa dislocare i pesi, si muovono i muscoli della schiena, gli addominali, e quindi recuperi questi piccoli. Io in salita forte vado a 6 km orari, la teoria dice che non dovrei cadere, in realtà non cado. Di. Sì, lo devo dire, ma aspetto, se qualcun altro la... No, spara. Ma uno, perché dicevi che si deve dire uniciclo e non monociclo? Cioè, qual è Vabbè, la... perché si deve dire uniciclo e monociclo? Il monociclo è quando chi pedala sta dentro la ruota. È un altro oggetto. È un altro oggetto. Ah. È una ruota molto grande con cui pedala. Invece l'uniciclo è chi scavalca la ruota. So, quelle moto, l'hai visto, che hanno una ruota che passa sopra... E quelli si mantengono in equilibrio. Sì. C'hanno pure il motore. E l'altro è chi ti ha regalato il libro, visto a quel punto. Quello proprio alla fine, no? Perché poi ci sono altre domande. Me ne ha regalato pure un altro. Che Frank ha pure letto. Io volevo chiedere tutto il discorso della trattazione delle dimensioni delle ruote, no?
E intanto io poi, considerando l'attrito, quindi qual è effettivamente 27 e mezzo ha un senso o il vantaggio è trascurabile, per cui è preferibile alla fine rimanere, voglio dire, su 26, è comunque più robusto, c'è meno materiale. I conti non l'ho fatti e non l'ho trovato in giro, cioè valutazione proprio meccanica, però uno si basa sul feeling di chi va in bicicletta. Molti dicono no, io ho la 29 e sono contentissimo, perché quando vai sui terreni sterrati senti meno le irregolarità, poi tra l'altro tieni conto che nel mountain bike c'hanno gli ammortizzatori. Però una valutazione quantitativa, credo che sia il buon senso. Soggettivo. Per distribuire pure una ruota da 29 pesa di più di una da 26, 27 e mezzo, un po' una... C'è anche parlando di sviluppo metrico quel giorno, no? Assegna maggiore alla 29 rispetto alla 26. No, c'è... Pure cercando le scuse per capire perché rimani indietro con la 26 rispetto a quello che c'ha la 29. Allora, poi c'è pure un altro effetto da considerare. L'inerzia di questi oggetti più massivi, con una ruota più grande, è maggiore di una piccola. E quello aiuta spesso per tenere alte le velocità. Di perfetto volano. Tu c'ho la 20 e mi acquisterò una 16. Una graziella. Che però ha il pregio dell'agilità. Ma invece tutto, diciamo, la puntazione è impostata su andare dritti, no? Di andare dritti. Però al contrario, cioè per fare le curve, tutto ciò che ti aiuta, attraverso l'agilità, appunto. Tu prova a farla, la curva è un'altra cosa particolare e complicata, perché se vai piano, quando fai una curva, devi girare il manubrio. Se vai veloce, non giri il manubrio. Anzi, qualcuno dice... Devi girare dall'altra parte e poi... Questo è un articolo che ha scritto un esperto di matematica di... Cambridge, l'ho letto su Physics Today, che prima di fare una curva, che ne so, a sinistra, impercettibilmente l'equilibrio del sistema fa sì che tu giri leggermente a destra e poi tu giri. Però è una cosa che io non ho capito. Non ho... Nel motociclismo. Sì, sì, là gli effetti sono lo stesso. Poi quelli possono pensare meglio perché hanno il motore che spinge. Invece un ciclista praticamente c'ha poco sangue al cervello e quindi... Però quello non è il controsterzo, cioè tu fai la curva e recuperi il fatto che la ruota si spanda girando dall'altro lato, è tutto un altro effetto. Altre domande? Consigli acquisti? Beh, io consiglio a tutti quanti di andare in bicicletta ovunque e sempre di portare via la macchina. Peccato che per l'Aquila... Paradossalmente è più difficile e più pericolosa. È più pericolosa. E non c'è nessuna sensibilità, cioè, addirittura meno che a Roma, che è. Però a Roma stanno scavando le buche per qua abbiamo fatto di meglio, nella provincia dell'Aquila hanno chiuso le strade a cicli e motocicli. Ah, sì. Cicli e motocicli. Sì, allora, a Rocca di Mezzo non ci puoi andare, né con la moto né con la bici. Se posso fare un intervento, sì, di ciclista attivista, io non sono un ciclista professionista, però faccio parte di un'associazione nazionale che si chiama Salva Ciclisti, che è nata nel 2012 dopo l'ennesimo incidente mortale un ciclista a Roma che stava facendo un taxi, una ciclista. Recentemente c'è stato anche un'altra, diciamo, morte, diciamo, ovviamente coperta dalla stampa, di una ciclista ferma al semaforo che è stata investita da subito in retromarcia. Insomma, si verificano questi fatti perché la città è una grande città, Roma, è costruita a misura di automobile, non a misura di... Paradossalmente, invece, un piccolo centro sarebbe più facilmente... sarebbe più facile modificare
anche di poco, anche inizialmente, la viabilità urbana, per facilitare appunto queste maniere sostenibili di spostamento. Perché se noi ci pensiamo che una persona dentro un'auto consuma non so quanto di CO2, la stessa persona in bicicletta non solo non consuma niente, ma fa il moto, non va in palestra, e la bicicletta mi ha cambiato completamente la vita, completamente. Perché uso la bicicletta tutti i giorni per fare tutto quello che io devo fare. La bicicletta è vedevo, quella guarda lì, che si mette sull'autobus. Quindi io stamattina sono partito da casa mia, Monteverde, sono andato alla stazione di Roma di Burtina, che sono 10 km, 11, ho messo la bicicletta senza fare niente perché non borsa, nell'autobus, sono arrivato a me, non sono venuto qua in bicicletta. Il tratto più pericoloso è dopo la luna. Ho visto molti ragazzi, studenti che vengono qui in bicicletta, e non è vero che all'auto, che tutte queste storie, la salita, devi fare la salita ritirato. No, la bicicletta come mezzo di trasporto, un mezzo conveniente, vai piano, non stai facendo la non è la competizione, basta che vai più piano, sudi di meno, cioè ci metto di più, ci metti sempre molto di meno che non andare a piedi, perché la mia velocità media a Roma è 20 km all'ora, quella di un mezzo pubblico è 12. Con la macchina, io, tra me e la macchina non c'è competizione, vinco io. Per andare da AB dentro Roma non c'è competizione. Normalmente abbiamo fatto delle gare così per ridere, per andare al cinema, chi arriva prima al cinema partiamo insieme. Io sono arrivato anche con 15 minuti di anticipo, ok? Quindi puntare sulla bicicletta elettrica è sicuramente qualcosa di positivo, assolutamente, vuol dire un mezzo di cui la tecnologia già ce l'abbiamo e non costa niente. Fare questa cosa qua all'Aquila, per chi vive all'Aquila, sarebbe veramente sarebbe estremamente positivo. Le salite non contano. Dopo tre volte che ho fatto una salita per andare io via Roma si va tranquillo, col cambio più. Non voler dire la sensibilità che c'è stata, perché io prima del terremoto ho preso la bicicletta a casa, guardate San Francesco, si scende. No, e poi il ritorno della salita, quando hanno ristrutturato Piazza d'Armi facendo le rotonde, allora quando c'è da costruire una nuova strada, diciamo che la legge ti dice che devi riservare una corsia ai ciclisti. Quando noi lo dicevamo all'assessore di allora, dice ma l'hai prevista? Lui dice proprio così. Poteva essere comodo, no? Perché poteva... cioè, è evidente che io da casa devo scendere, però poi in questo tratto più pericoloso, perché c'è l'ospedale, qui c'è tanto traffico, eccetera, io avrei avuto almeno per un tratto una corsia riservata e sicuramente quella sarebbe cresciuta. Io andavo spessissimo a Montereale e Capitignano, cioè è diventato per iniziare. Anche corsie riservate, allora ci stanno due grandi approcci, di fare la strada separata per i ciclisti, tipo autostrada per i ciclisti, e un altro approccio competitivo è invece una soluzione minimale, condividiamo la strada, però che questa cosa sia, diciamo, ben segnalata per terra. Bene, io sono favorevole alla seconda, con la prima opzione, si fanno le grandi strade del cicloturismo che servono per fare il cicloturismo, non servono per portare da casa al lavoro migliaia di persone e liberare migliaia di posti in macchina. Però dipende dal territorio. Ma in Olanda hanno il primo approccio, nel senso che là fanno delle strade che ti conducono velocemente nel centro, che percorre con la bicicletta, basta, se devi andare in macchina, sono cavoli tuoi. Il parcheggio soprattutto. Le due cose possono anche coesistere, ma ci stanno tutta una serie di falsi problemi,
per esempio, esistono le salite, questa non è una città per l'Aquila, non è una città per biciclette. Non è vero, se tu hai costruito una città tutta in zone dell'anno mobile, è chiaro che poi loro la città non è grande per biciclette. Io quello che quello del codice di una città in realtà è mobile. Ad esempio Boulder, che ci danno all'inizio, che è una città di montagna così come l'altra, è piena di cittadini che fanno sia, diciamo, di montagna, sia verso la montagna, e la gente, oltre a città che lo usa per spostamenti sia quotidiani, lavoro, spesa, che invece puoi fare passeggiate. Comunque io all'Aquila la cosa più difficile che trovo sono le rotonde, con la bicicletta. Cioè... Vabbè, anche a piedi, A fronta d'onda, a palla di fuoco, a due spalle, ma io quando dava una proposta al sindaco dell'Aquila, la meglio bicicletta, e lo invitiamo al prossimo seminario, giusto? Al prossimo seminario in auditorio. Volete sapere? No, pure no, non mi interessa. Quell'altro che ti avevo prestato, come si chiamava? L'arte di andare in... No. Sì. Elogio della bicicletta. Guido Visconti. Incredibile. Quando voleva fare pace. Ed ecco il motivo per cui non risponde ai bicicletta. Proprio è mica il registrato. C'è qualcuno connesso? No, no, è giusto. Ecco. Non è stato la registrazione. Oh, grazie Tom.